volontà politica, anche se ci troviamo in questi giorni di fronte a un fatto nuovo e certamente pericoloso. Il piano dell'ENI, che prevede addirittura la chiusura dell'ACNA e dell'Agrimon perché non sarebbero economicamente valide e quindi occorrerebbe intervenire in questo settore. Questa preoccupazione, che si unisce alle mille altre, ha portato oggi i lavoratori dell'ACNA a Genova per incontrarsi con i parlamentari liguri e il vicepresidente della regione stessa, Morchio. Scopo quello di impegnare tutti in un confronto con il governo, la regione Piemonte, al fine di garantire ambiente, lavoro e futuro occupazionale. Dateci delle alternative, eventualmente possiamo discutere, però in una situazione di crisi quale quella che stiamo vivendo, credo che questo sia assolutamente improponibile ai lavoratori ma anche al territorio. Michele Fazzi, allora, perché questa manifestazione? Questa manifestazione perché crediamo sia giunto il momento di dire basta a questi 6 anni di avventura che ci hanno portati fino qui, che hanno portato puntualmente a risolvere ogni qualvolta, a percorrere ogni qualvolta tutte le strade che venivano concordate con il Ministero, con la Regione, con tutte le amministrazioni in tutti i sensi e che nonostante questo non sono bastate a risolvere questo grande problema.